persona per travagliare in questo quartiere. E gli giudo Galici. Lei mi pagare $100 l'uno. E basta. Ci pensiamo neanche. Ah sì, ma io è solo, noi siamo tre. E io è armato e noi siamo armati. Perciò, per chi c'è la mandare a Vigio... È stato estratto il padre Pazzi con... E anche fa la posta l'altra sera, lo rivedi. Ecco, dovete rivedere le vostre posizioni. Anche del Kama Sutra, sì. Ora, Verilo parla veramente in italiano ed è tornato in Italia. L'anno scorso l'abbiamo visto in un famoso ristorante di Napoli, in mezzo a Diego Armando Maradona, resuscitata, Massimo Troisto, Totò, Peppino. Ora, vi faccio un'offerta, non potete rifiutare, non potete... A Ischia si trova, che fa lì? Giardino Eter, ma comunque grande fan di James Dean, no? Quando gli fu chiesto quali sono i tuoi attori preferiti, Marlon Brando, James Dean, Montgomery Clift, detto mondo, poi abbiamo avuto i Monty Python, Terry Gilli, Brasil, Harry Tapp. Comunque, questo siciliano, che è stato anche reso in una maniera un po' strana da Pino Insegno, no? C'è cazzo vuole insegnare, se insegna, sono io che insegno. Fenucci, che secondo me quel Castoro Moschini, se giocato la capo, assieme a Ugo Tognazzo, no? Amici miei, Marmo Nigella, su quel cazzo scappellamento a testa, quindi secondo me è pure una Fenucci, ma c'è cazzo stato c'è? Questo è Bruno Kirby, è morto. Presente anche in Sleepers, il nonno Brasco, no? C'è il Pacino. Pacino presente nella trilogia del Padrino, è l'unico sempre presente, perché è un bravo ragazzo, che è un bravo ragazzo, è presente, no? Il compleanno, Marlon Brando non si vede il Padrino qualche secondo, fuori campo, quindi Fenucci. Riconosceva le Kotke, le Natke. Poi adesso le ragazze danno, diciamo, essendo mignotte stanno sullo yacht, poi ci sono tutte le esperienze nautiche, ma come parla? Non si capisce niente, non si capisce. Fanucci al da sera ha chiesto Malandrina se Malandrina adesso va a mangiare i mandarini. Ora, un tempo, a proposito di Castor Moschillo, le ragazze indossavano, no? Le borsette, poi c'erano pure i diari Moschillo, no? Poi ci sono i Mosconi, ci sono le mosche, ecco, e le mosche, ci sono le mosche, e poi c'è Mosca. Un tempo non potevamo andare noi gli americani a girare lì a Mosca, è stata per Estroico, Gorbaciov, ma io non capisco niente di quello che stai dicendo, io non capisco. Allora, io vi faccio un'offerta, non potete rifiutare, non potete. Se riuscite a doppiare meglio De Niro il manuale d'amore 3, quando offre la mela a Monica Bellucci, siamo a posto, no? Siete d'accordo? Accordo così? Dicevo, Moschino, un attimo, non capisco niente. Allora, questa cosa è un grablo Dario Fo, io fui, Mattia Pascal, fu Mattia Pascal, adesso posso fumare. Ora, Fenucci stava con Finelli era un amico di mio padre. Poi lì c'era uno della Sicilia, la GD, un'azienda in Bologna, e c'è stato. Un figlio lì, Vito Andolino, che poi Vito, cugino di mia madre, quindi io non capisco niente, ma come cazzo parli, arabo, ci sono gli arabi, non la moschea, quindi le mosche, che cosa, quindi, questo è Calabur, non Galabur, oddio, è pazzo, insomma, l'infinito sai cos'è, come cantava Raffaele, con chi sta, Ramone dell'Abate, no, Ramone, come si chiama quella? La Monica l'Abate, io non conosco l'Abate, e poi ci sono gli abete che dice, ora possiamo mangiare la banana, mangiamo questa banana, mangi questi spaghetti qua, ecco, Fenucci, e fa lo strozzino, lo stronzo, quindi noi, la casa nostra, che dobbiamo fare? Stiamo qua nella casa nostra, ecco. Quindi a quella povera vecchia, perché avete tolto la casa, perché l'avete sfrattata, non va bene, non cosa non si fa, date retta a me, mangi quello fettuccino, poi parliamo ancora di Fenucci, non va la Fenucci, la mangi, ti sembra che non stai facendo l'uomo,
devi alimentarti, ma non hai neanche terminato la scuola elementare. Che cosa? Ancora sta cosa di Fanucci? Fanucci che ciucci, che ciucci, non c'è niente. Ma, ecco, tu avresti bisogno di ciucci. Non capisco niente, ma come cazzo parli? Parlo così, vado a cambiare la voce. Allora, ha vinto l'Oscar, un protagonista di supporto d'atto. Ma poi mi sembra questa grande interpretazione, poi vogliamo parlare di tutto questo cazzo siciliano, Gattopardo, e poi ci sono Conte, Visconti, Luchino. Ecco, la signora Luc, adesso è morta, prima stava bene, è morta, forza. Ha avuto il cancro a seno. La signora Luc, poi Don Lucchese, che c'è il padrino, c'è anche in cosa nostra, la vita fame, come so. Cioè, quindi, allora, torniamo al mandarino, con le malandrine, no, il mandarino d'acqua. No, poi il Kuwait, il Kiwi, Takeaway, ecco, ordiniamo da una pasticceria cinese, pure una pizza, no? Una pizza capricciosa, non fate capricciosa, che vuoi, la margherita è mia, come se andava Riccardo Cocciante, non mi scocciare, se scocciare, Vito Antolini, adesso prendi il mandolino, la chitarrina, e poi Renzo Arbore, che cosa cantava? Clarinetto, che fa filo filo fila, clarinetto, fa collo filo fila, Fannucci. Poi le Femminucci, Tortellini, Tortelli, Tortelloni. La mia insegnante alle scuole elementari comunque di cognome faceva Ortelle, Ortelle, guarda se bello, ragazzi, dai, non mi devo dire bello, dai. Ecco, cose belle, no, non sei bello. Era un modo per prendere il culo. Ecco, mangia, finisce, se fanno due spaghi, poi andiamo a Roma, no? Ieri le storie tese, tutte le da moglie le lascio scontro in pescata. Ecco, si paga la romana, la romana. C'è anche quel figo, Francesco Dell'Era. C'è quella una puttana vera, vera. Ora, Antolini, poi Vito Strozzato, Sabrina Ferilli, e poi Fusil, la matriciana, un famo strano. Fa proprio la faccia, ragazzo, eh?